da nostro principale avversario sulla partita regionale, Roberto Maroni, quando fino a pochissimo tempo fa aveva pesantissime responsabilità di governo per il paese e per la Lombardia. Non sto a raccontarvi quanti anni e dove ha svolto fino in fondo il suo, ha esercitato fino in fondo il suo lavoro da ministro Maroni. È abbastanza impressionante come in queste settimane lui abbia rimosso completamente le sue responsabilità nel disastro che il governo Berlusconi, Maroni, Tremonti, Bossi ha provocato per la Lombardia e per il paese negli anni di governo. Ecco, noi per amore di verità, innanzitutto, vogliamo che i lombardi ricordino e sappiano precisamente quello che è accaduto, numeri alla mano, quando Maroni governava con Berlusconi, quando aveva pesanti deleghe e responsabilità in relazione agli enti locali e al territorio. Quando abbiamo vissuto, e lo sanno benissimo gli amministratori locali della Lombardia, i colpi devastanti delle manovre, delle scelte che Berlusconi e Maroni hanno compiuto quando appunto governavano. Io ho detto ieri con una battuta, Berlusconi e Maroni sono esattamente come il gatto e la volpe, e lo riconfermo, cioè persone che all'improvviso sbucano dopo magari qualche mese di letargo e si improvvisano arrivati qui senza responsabilità e senza nessun passato. Questo passato c'è ed è pesantissimo per la Lombardia, perché in realtà, al di là della propaganda che Maroni utilizza in queste settimane di campagna elettorale, i colpi sono stati colpi bassi per la Lombardia. Voi vedrete i numeri, poi vi spiegheranno nel dettaglio Antonio Misiani e poi ovviamente anche Massimo Mucchetti. Beh, sono numeri che dicono il contrario di quello che viene detto oggi da Maroni a proposito di più risorse, più autonomia, più disponibilità, 75% e giù di lì. Lasci perdere per un secondo la propaganda, Maroni. Dica chiaramente alla Lombardia che cosa ha fatto e quali sono i risultati prodotti per questa regione quando lui governava. I risultati sono stati disastrosi e anzi non si è invertita nessuna delle tendenze vere che hanno poi impattato qui e hanno complicato la vita delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori lombardi. Questo lo vogliamo rimarcare oggi con un'analisi di dettaglio dei principali settori che sono stati toccati in questi anni dalle manovre Berlusconi-Maroni. Lo ripeto, lo facciamo per amore di verità innanzitutto, perché non è accettabile che passi quest'idea che è arrivato un marziano, è arrivato il nuovo, e questo nuovo ci porta più risorse, più autonomia, libri gratis per tutti, via l'IRAP, via l'IRPEF, e via, ieri via l'IMU e via di questo passo. Ecco. Francamente noi pensiamo che la Lombardia meriti qualcosa di più serio ed è per questo che con il PD tutto, con il centro-sinistra, con la candidatura di Bersani, con la candidatura di Ambrosoli, noi siamo la vera unica alternativa a questa deriva propagandistica che niente altro che è se non una presa in giro, l'ennesima presa in giro dei lombardi e dei cittadini. Non ce lo possiamo permettere, non vogliamo che accada, perché questa regione più che altre non possono permettersi ancora una volta di tornare, diciamo, al punto di partenza, cioè tornare da dove abbiamo lasciato il disastro Berlusconi, Maroni, Tremonti. Chiederei ad Antonio Misiani di entrare nel merito anche della nota che vi abbiamo distribuito delle tabelle allegate e poi a Massimo Mucchetti le considerazioni finali. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Le informazioni fondamentali le trovate nella nota. Io mi limito a tre riflessioni di fondo. La prima, nella primavera del 2008, il governo di centrodestra con Premier Berlusconi
e Maroni, ministro dell'interno con delega alla finanza locale, si presentò con un programma fortemente federalista. L'accordo che aveva dato vita a quel governo aveva come base il federalismo fiscale modello lombardo, che già all'epoca, guarda un po', proponeva di trattenere l'X%, una percentuale maggioritaria delle entrate fiscali nei bilanci delle regioni. Quel governo è un governo che ha portato all'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale, ai relativi decreti attuativi, quindi sulla carta il federalismo fiscale è diventata legge del nostro paese. In realtà, manovra dopo manovra, i numeri disegnano una realtà ben diversa e molto più amara per gli enti locali a livello nazionale e anche per quanto riguarda la nostra regione Lombardia. Nella tabella pagina 3, alla fine, i numeri fondamentali sono quelli che trovate in fondo a destra. Per quanto riguarda l'Italia, sono 71 miliardi e 236 milioni tolti a comuni, province, regioni e sanità dalle sole manovre approvate dal governo Berlusconi, quindi le manovre dal 2008, il decreto 112, fino al 2011, le manovre disperate dell'estate del 2011 che non hanno impedito il rischio default dell'Italia. Quelle manovre hanno tolto via via una cifra che fra il 2009 e il 2013 assomma 71 miliardi per l'intero paese. Il totale lombardo è quasi 12 miliardi, 11 miliardi 929 milioni complessivamente sottratti tra inasprimento del patto interno di stabilità, tagli ai trasferimenti ai comuni e alle province, tagli, quasi annullamento dei trasferimenti alle regioni, inasprimento del patto di stabilità per la regione e tutta quell'insieme di misure che via via hanno reso impossibile la vita degli enti locali e delle regioni in tutta Italia e anche in Lombardia, perché l'altro dato che emerge da questi numeri è che, al di là di tutta la retorica virtuosi, non virtuosi, nord contrapposto al resto d'Italia, il governo Berlusconi-Maroni ha trattato gli enti territoriali della Lombardia esattamente come quelli del resto d'Italia. Se guardiamo l'incidenza sulla spesa di tutte queste manovre, è il 12% in Lombardia, il 12,4% a livello nazionale, quindi una differenza risibile che testimonia come non ci sia stata nessuna differenziazione, al di là della retorica, al di là degli ordini del giorno e delle parole rimaste sulla carta, tra enti virtuosi e enti non virtuosi. La Lombardia, dal governo Bossi, Maroni, Berlusconi, è stata trattata esattamente come il resto d'Italia, cioè molto male, con una formidabile penalizzazione di comuni, province e regioni, quando in realtà tutti sanno che i problemi di finanza pubblica si sono generati a Roma, a livello centrale, nei ministeri, è lì che è aumentato il debito pubblico, è lì che si è creato il problema che ha portato l'Italia vicino al default a fine del 2011. Il sacrificio, in realtà, un pezzo sproporzionato del sacrificio è stato richiesto agli enti territoriali, 12 miliardi in meno è il conto che i lombardi hanno dovuto pagare tra il 2009 e il 2013, 4 miliardi e 7 solo quest'anno per gli effetti che si trascinano di queste manovre, e guardate che lì non c'è l'IMU, non c'è Monte, solo provvedimenti del governo Berlusconi, del governo di centrodestra. Sono tre gli effetti che si sono scaricati sui cittadini lombardi. Questi 12 miliardi in meno hanno prodotto un fortissimo aumento della pressione fiscale a livello locale e regionale, perché appena è stato dato il via libera è stato un fiorire di aumenti di addizionali IRPEF, IMU e tutta la tassazione locale. Secondo effetto, un crollo mai visto degli investimenti fatti da comuni, province e regione, che sono i 2/3 degli investimenti pubblici nel paese in Lombardia. Questi investimenti si sono drammaticamente ridotti negli anni del governo di centrodestra, perché la prima spesa che hanno tagliato enti territoriali alle strette sono stati gli investimenti. Hanno tagliato anche i pagamenti degli investimenti già fatti. Oggi le imprese, anche in Lombardia, sono in grandissima difficoltà perché loro non sono riusciti a modificare il patto interno di stabilità
e questo ha generato un blocco di pagamenti pericolosissimo per la tenuta di migliaia di piccole e medie imprese. Terzo elemento, comuni, province e regioni hanno tagliato moltissimo gli investimenti, hanno tirato la cinghia anche sulle spese correnti, le spese per i servizi pubblici, e questo lo si vede, lo può vedere chiunque di noi quando fa i conti con la stretta dei comuni, l'aumento delle tariffe degli autobus, piuttosto che l'indebolimento di servizi fondamentali per i cittadini. La domanda fondamentale che noi poniamo a Roberto Maroni e all'Alleanza di Centrodestra è: con questi numeri che testimoniano la loro azione di governo, con che credibilità oggi si presentano i cittadini lombardi dicendo tratterremo il 75%, ridurremo questo, taglieremo quest'altro, annulleremo quest'altro ancora? Ci sembra che i fatti dei governi Berlusconi e Maroni testimoniano una realtà ben diversa, non hanno alcuna credibilità per fare oggi promesse ai cittadini lombardi che non hanno saputo mantenere nei 4 anni in cui hanno governato questo paese. Massimo Mucchetti. Okay. I numeri e la critica complessiva da fatta il collega Misiani, io vorrei limitarmi a ricordare come questa denuncia che facciamo oggi si inquadri nella denuncia più generale delle chiacchiere, delle promesse che si sa di non poter mantenere nel momento stesso in cui vengono fatte. Ieri è stata annunciata l'intenzione di rimborsare subito l'IMU in contanti, addirittura per le vecchiette che non gradissero il bonifico bancario. Qui siamo proprio alla fiera, c'è l'imbonitore, no, che offre la partita di piatti alle persone, agli astanti. La domanda è, farei 2 o 3 osservazioni. La prima: dove si prendono i soldi? Berlusconi ci dice li prendiamo dall'accordo con la Svizzera. C'è un dettaglio: l'accordo con la Svizzera ancora non c'è. L'accordo con la Svizzera, voi sapete, è quello che si riferisce alla tassazione dei capitali illecitamente detenuti in Svizzera e non denunciati in Italia da cittadini italiani, in cambio dell'anonimato, cioè capitali esportati costituiti illecitamente all'estero, che a questo punto vengono automaticamente scudati senza che venga rivelata l'identità della persona. Chi dovrebbe fare l'esattore di imposte sono le banche svizzere. Un accordo, diciamo, di questo genere era stato come dire, raggiunto in prima battuta dal governo tedesco con il governo svizzero. Il Parlamento tedesco l'ha bocciato. Perché l'ha bocciato? Perché evidentemente non l'ha trovato conveniente per la Germania. Il Parlamento tedesco non è a maggioranza socialdemocratica, è a maggioranza diciamo così, del PPE popolare democristiana, e quindi diciamo si è formata una maggioranza bipartisan che, dopo aver riletto bene le carte, ha detto che queste carte non convengono alla Germania. In Italia questa idea dell'accordo con la Svizzera, questa specie di super condono, no, è stata scartata dal ministro, da Giulio Tremonti, quando era ministro dell'economia. Perché è da mo' che se ne parla, non è che è una cosa che abbiamo cominciato a scoprirla ieri, è da parecchi anni, e la Svizzera ha tutto l'interesse a fare questo tipo di accordo per salvaguardare il segreto bancario da opporre alle autorità fiscali degli altri paesi, che è la fonte, diciamo, della sua forza finanziaria. Paesi, diciamo, civili fanno fatica ad accedere a questo tipo di accordi, anche se in un primo momento può sembrare loro conveniente farlo. Poi si rifanno 2 conti e si scopre che le stesse banche svizzere, che devono fare l'esattore fiscale in nome per conto degli altri, questi ipotetici diciamo partner di altri paesi, sono le stesse che nel periodo di grazia che intercorre fra l'accordo tra i governi e l'esecuzione dell'accordo,
due o tre anni, in quel periodo di grazia, trasportano i capitali nelle loro filiali di altri paesi, tipo Hong Kong, tipo Panama, tipo Singapore, altri paesi dove, diciamo così, queste ricchezze possono essere custodite come erano custodite prima. E quindi in realtà gli unici che verrebbero in qualche modo toccati da questa manovra finiscono con l'essere, che so io, il professionista di Como che ha portato due soldi a Lugano e per il quale le banche svizzere non si preoccupano molto perché ha poco, mentre chi ha dei grandi patrimoni dall'altra parte viene comunque accudito perché non loro interessa fare. Ebbene, Berlusconi pensa di finanziare l'IMU con questo giochetto, un giochetto che non sta in piedi. Quindi di che cosa stiamo a parlare? Secondo punto, dice però, andando avanti, noi metteremo delle imposte di più sugli alcolici, i giochi, a parte che i giochi, come dire, li puoi anche caricare di imposte, ma già adesso, a causa della crisi, i consumi stanno calando, no? E sia quelli degli alcolici che quelli dei giochi. Ma poi, per coprire questo tipo di esborso, dice anche che si metterà i soldi del contrasto all'evasione fiscale e del contrasto al contrabbando, dimenticando che con più tu alzi le imposte sui tabacchi piuttosto che sugli alcolici, tu favorisci, no, il contrabbando. Quindi, diciamo, sono tipi di coperture per niente certi, non si copre mai nessuna spesa, e la restituzione dell'IMU sarebbe una spesa una tantum per il progresso e un mancato gettito costante da qui all'eternità per quello che vai a fare con i proventi del contrasto all'evasione, perché il mancato gettito è certo e i proventi del contrasto all'evasione, per quanto tu ci metta la massima buona volontà, sono incerti. E poi non avevamo detto che quel contrasto all'evasione doveva servire a ridurre l'IRPEF, a ridurre tutte queste cose qui. Cioè, non è che con la stessa mucca facciamo 100 bistecche diverse, no? Questo significa vendere fumo. In più, questa dell'IMU ha un po' il sapore della minestra riscaldata. Voi vi ricordate che già venne fatta questa mossa con l'ICI. E quale fu il risultato? Che subito dopo le regioni e i comuni aumentarono i tributi locali, perché venendo a mancare un gettito e dovendo comunque garantire delle spese minime, si sono ricostituiti un flusso in un altro modo. Quindi è inutile proporre queste cose, mentre è più serio affrontare le questioni dell'economia dal lato della ripresa del ciclo degli investimenti in questo paese e dal governo della spesa pubblica in modo serio e sensato, tagliando gli sprechi laddove esistono, senza fare invece ricorrere alla comoda, facile e dannosa scorciatoia dei tagli lineari che aveva fatto Tremonti. Ecco, ci vuole un po' di serietà e soprattutto diventa difficile credere alle persone che promettono denari alla loro regione, la Lombardia in questo caso, quando gli hanno appena finito di toglierli. Di che stiamo a parlare? Ma avesse lasciato i soldi che c'erano, avesse trattato un po' meglio la Lombardia quando aveva in mano il pallino, e non saremmo qui a piangere. Un'ultima battuta, mi pare che questo approccio serio del centro-sinistra, che non fa inutili promesse, che sa di non poter mantenere, ma si propone per una guida razionale della cosa pubblica, in modo da appunto tagliare gli sprechi, portare trasparenza, che significa non buttare via i denari, attraverso l'operazione, la candidatura di Ambrosoli alla Regione Lombardia, comincia a fare breccia anche in ambienti esterni al centro-sinistra. È di ieri l'indicazione di della signora Buitoni Borletti del voto disgiunto, per esempio. Quindi l'invito che lei fa agli elettori della lista Monti è di votare candidati alla lista Monti alla Camera e al Senato, però per esempio per la Regione Lombardia
di votare Ambrosoli. Io penso che il passo successivo possa essere anche quello di dare un voto utile, e questo è un discorso che va rivolto un po' a tutti, per consentire al paese di voltare pagina. Ma intanto constato che già per la regione, in ambienti terzi rispetto ai due raggruppamenti principali, si comincia a pensare a che cosa bisogna fare per impedire il ritorno dei soliti noti a Palazzo Lombardia, quelli che hanno fatto gli sprechi e che hanno gestito la regione in modo tale che siamo dovuti arrivare alle elezioni anticipate, perché la giunta è andata in crisi sotto i colpi dei processi, che non sono tanto quelli per le spese più o meno discutibili, anche se adesso che sono venute fuori le contestazioni ai consiglieri dell'opposizione, come avrete visto, stiamo parlando di somme che sono meno di un quarto rispetto a quelle contestate dall'altra parte, quindi poi alla fine conta anche la consistenza delle cose per capire di cosa stiamo parlando. Ma la regione Lombardia è andata in crisi perché le inchieste hanno toccato un tema assai grave, cioè l'infiltrazione della criminalità organizzata, specialmente dell'Ndrangheta, nei ranghi dell'amministrazione regionale. Questo è il punto vero per cui si va a votare. Penso che sia arrivato il momento di voltare pagina, anche perché, oltre ai fatti economici, il ministro Maroni, da ministro degli interni, era quello che sosteneva che l'Ndrangheta in Lombardia non c'era. Poi abbiamo visto come c'era. Quindi queste forme di patriottismo regionale cieco sono cose che non aiutano la regione a migliorare. Bisogna guardare in faccia la realtà e governare assumendosi le responsabilità. Grazie. Domande? Prego. Posso tanto dire che sono stati gli scandali che hanno fatto finire la regione anche quando cito, quando voi provate. Però i sondaggi danno ancora un tasto a testa. È vero che gente sinistra non erano stati così vicino. Ma a questo punto manca qualcosa nel vostro, nella vostra campagna elettorale, nel vostro messaggio, nel vostro approccio? Perché siamo sempre lì, no? Forse manca qualcosa e cosa si può fare in questi 20 giorni? Io penso che noi abbiamo dispiegato bene fino a qui tutte le energie che potevamo dispiegare. Abbiamo fatto un percorso in poco tempo, un percorso straordinario, le primarie con 150.000 partecipanti e un'apertura come mai non è stata costruita in Lombardia attorno al patto civico di tante forze per il cambiamento che si sono messe attorno a Umberto Ambrosoli e lo stanno spingendo, lavorando con lui per questa battaglia. Credo che, riprendendo un po' la riflessione che faceva Marchetti prima, credo che noi avremo di fronte, nei pochi giorni che ci separano dal voto, un lavoro enorme di chiamata raccolta di tutti gli elettori che vogliono davvero cambiare la Lombardia. Se uno sta a misurarsi l'ombelico, con discussioni sottili rispetto a questa o quella candidatura a livello nazionale, cosa faccio, cosa di, ciascuno faccia la sua scelta. Uno deve sapere che chi vuol cambiare le sorti della Lombardia ha un unico voto vero di cambiamento, che è il voto per Umberto Ambrosoli, e questo vale per chi sul lato, diciamo, di forze moderate legittimamente ha fatto altre scelte rispetto alla dinamica nazionale, vale sicuramente anche per chi, penso ad esempio a elettori grillini, segnalerà un voto sul Movimento 5 Stelle, immagino io, per altre vicende, e può riflettere con noi sul fatto che qui l'unico vero candidato di cambiamento che può sconfiggere lo strapotere di PDL Lega, Maroni, Formigoni, Berlusconi e C è Umberto Ambrosoli. E questo è un ragionamento, come dire, che uno fa guardando in faccia la realtà e cogliendo tutto il potenziale di novità che c'è nella personalità di Ambrosoli, nella sua esperienza
e in questo lavoro che stiamo facendo con lui. Io penso che questo vada detto, perché noi qui ci giochiamo davvero per pochi voti un cambiamento che sarà cruciale per la Lombardia e cruciale per il paese. E siccome avverto anch'io che attorno alla proposta Ambrosoli, oltre il centro-sinistra, maturano queste riflessioni, vale, ripeto, per alcune esperienze, diciamo, più moderate, ma vale anche per esperienze, se volete, più diverse da noi, come quelle che guardano, ad esempio, l'esperienza di Grillo, io penso che questo sia un ragionamento da fare, chiaro, pubblicamente, così come lo stiamo facendo, perché poi alla fine ci si deve prendere la responsabilità di contribuire a un cambiamento oppure di lasciare le cose come stanno. Siccome mi pare capire che siano tanti quelli che vogliono cambiare, qui il cambiamento è interpretato da Umberto Ambrosoli. Poi se posso aggiungere una considerazione che vedo essere abbastanza trascurata, diciamo così, dai politologi, no? Che si perdono dietro i sondaggi che vanno e che vengono, no? Nella variazione settimanale o quindicinale dei sondaggi, e non tengono conto di quelli che sono invece i movimenti di fondo della società lombarda. Ora, negli orientamenti politici della società lombarda c'era che nelle ultime elezioni vere, fatte, dove non si parla di chiacchiere ma ci sono i numeri, il centro, il bacino, diciamo, di voti, di consensi elettorali del centrodestra si avvicinava al 60%. 24 punti percentuali più del centro-sinistra. Perfetto. Allora, il centro-destra oggi perde minimo 20% rispetto ad allora, e invece il centro-sinistra, con, diciamo, la candidatura di Ambrosoli, che sa aggregare anche aree nuove di consenso, di ceti professionali, di anche orientamenti politici che non sono esattamente quelli del PD piuttosto che di SEL o di altre forze dell'area del centro-sinistra, ha guadagnato 4 o 5 punti rispetto a dove era, no? Quindi questi sono gli elementi di fondo. Dove, prego. Questi dati dovrebbero essere poi. Beh, basta le politiche del 2008 e le regionali del 2010. Le regionali del 2010. Politica 2008. Beh, no, le regionali del 2010. Politiche 2008, centrodestra 57,3, centrosinistra 37. Regionali 2010, centrodestra 58,2, centrosinistra 34. Ho frainteso, io pensavo si trattasse di un sondaggio relativo. Ah, guardate, abbiamo dati ieri, il sondaggio Ipsos che noi abbiamo fatto fare, che ci hanno consegnato ieri, ho dato i numeri via Facebook ieri perché non sapevo farlo in un altro modo, e ce l'ho qui, è chiaro, 39,4, 39,7, 6,6. 0,3 di differenza. La candidata del Movimento 5 Stelle? Non ce l'abbiamo, ma abbiamo i 5 Stelle attorno a 12. Insomma, poi mi sembra che 11. Si sia rivolto anche a quel mondo lì. Al 24,3 più di Albertini? Sì, Albertini era. Sì. Ma infatti proprio anche nel mondo che vota, diciamo, che si identifica a lista Monti, non va via, eccetera. Cioè, comincia a farsi strada il pensiero di dire, ma noi alla fine che cos'è che possiamo determinare? Alla fine, al di là delle nostre intenzioni, finiamo col giocare, no? Cioè, il dato di fondo di questi a favore della conservazione, perché dividiamo il bacino, di fronte al cambiamento. Il bacino che chiede cambiamento in Regione Lombardia, che non si riconosce più nel centro-destra, vale il 60% dell'elettorato. Questo è il punto. Di cui la stragrande maggioranza già oggi si riconosce in Ambrosoli, che è alla pari con Maroni. Si sono invertiti i termini. Da più 24 a 0, questo è il punto di fondo, perché, dei rapporti di forza tra centro-sinistra e centro-destra, non rispetto all'era geologica fa, parliamo della regionale del 2010. E voi siete convinti che ora l'elettorato di Albertini mettesse in pratica il voto di frutto, perché anche di voi che... Io farei un passo in avanti, nel senso che per me il tema non è tanto, appunto, politologico, l'elettorato di Albertini o l'elettorato di Grillo. Segnalo e ribadisco il tema che veniva detto adesso, cioè
le forze del cambiamento, gli elettori che vogliono cambiare, che vogliono comunque che in Regione Lombardia ci sia una squadra nuova e si cambi passo rispetto ai 17 anni di PDL Lega, devono sapere che c'è un'unica vera alternativa a PDL Lega ed è il patto civico Umberto Ambrosoli. Quindi quando Ambrosoli ieri giustamente ha sottolineato questo punto, ha detto, mi rivolgo a tutti gli elettori, persino ai tanti delusi leghisti, giustamente segnala questo elemento, cambiamento, conservazione, i numeri che vediamo e le impressioni che abbiamo è che le forze che vogliono il cambiamento siano ovviamente preponderanti, devono trovare un punto di unità sulla candidatura presidente, e siccome la candidatura presidente realmente competitiva è una, lì noi speriamo che arrivino. Quindi lo sforzo è a rappresentare un messaggio che va ben oltre il tema Albertini, Grillo, nel senso non è una questione che si regola con una chiacchierata con un candidato presidente, non è quello il tema. Noi siamo oltre quella vicenda, non è che ci aspettiamo che qualcuno, che Albertini dica no, non votatemi, votate qualcun altro, ma perché purtroppo mi hanno fatto anche questa domanda. Non è questa la questione. La questione è rendersi consapevoli del fatto che il cambiamento è un voto, uno solo. E quindi io penso che siccome c'è consapevolezza di questo, no? Noi lavoreremo per far emergere chiaramente questa questione. Poi ciascuno si prende le sue responsabilità. Dici no, io voglio comunque votare perché c'è un voto anche, come diciamo, in generale di bandiera. Dal voto di bandiera se serve qualcosa o ha in testa anche un cambiamento reale, oppure è un voto di bandiera che fa solo un favore a chi vuole tenere lo status quo delle cose. Se poi vedo le cose che fa Maroni e via l'IRAP, e via l'IRPEF, più alberi per tutti, e via il bollo auto, più libri gratis. Maroni, tutte queste cose qua le ha sistematicamente fatto il consiglio dei ministri, ha alzato la manina disciplinatamente come suo parlamentare. Sì, però perdonatemi, voi state facendo un discorso assolutamente legittimo che votate noi perché sennò ritornano Maroni e soci. Rispetto invece alle proposte che stanno arrivando comunque da tanti altri settori che fanno parte di questo 7% di cui voi parlate, cioè di voi cambiamento, vi state muovendo, state parlando con questa gente. Ma guarda, il dialogo è il dialogo pubblico nel confronto tra programmi, posizioni, orientamenti rispetto alle grandi questioni della Lombardia. Non è che noi cerchiamo, l'ho detto prima, non è che il tema è il confronto con Albertini per dire ah ma siamo simili, non è questo il punto è l'elettorato, il cittadino. Dico anche i tanti che ancora non hanno deciso, c'è una quota comunque consistente di elettori che non hanno ancora deciso e l'appello è anche a loro. Il cambiamento ha un volto, chi non vota Ambrosoli è chiaro che nei fatti dà una mano a chi vuole conservare questo stato, questa situazione. E questo è il nostro lavoro, è il lavoro che, su cui batteremo il 9 e il 10, facciamo questa grande gazebata generale sabato e domenica in tutta la Lombardia, almeno 2000 gazebo, piazze o in piazza ovunque, per un rapporto diretto con gli elettori, mobiliteremo tutte le forze a nostra disposizione, tutti i candidati, e faremo questo mestiere, noi lo facciamo così, perché pensiamo che poi alla fine questo sia il lavoro che produce un risultato. Va detto chiaro che la posta in gioco è questa, e quindi anche rispetto a una propaganda che Maroni e Berlusconi stanno distillando soprattutto sulla Lombardia, noi contrattacchiamo, cioè il tempo delle favole anche per Maroni è finito, non è che può venire qui a fare quello che arriva dalla luna all'improvviso, perché ha pesantissime responsabilità e la sua, il suo tentativo di rimuovere queste responsabilità su tutte le questioni che hanno interessato la vicenda lombarda di questi anni, noi lo contrastiamo, perché il signore non è un signore che arriva a caso qui, è da anni dentro i gangli veri del potere leghista, del potere del centrodestra, che qui ha avuto, come è noto, il massimo, diciamo, della sua forza. Quindi, di cosa stiamo parlando?
Altro? Lei si intende, se ho ben capito, chiedere se il centro-sinistra intende stipulare degli accordi elettorali con questi altri, diciamo, raggruppamenti, 5 Stelle, piuttosto che... è questo che le voleva capire. Io non credo che sia... Non sarebbe sono diciamo... Sono dei contenuti, invece, la candidatura di Ambrosoli incrocia bene la sensibilità di tutta quella parte dell'elettorato. Però, per esempio, ieri leggevo un comunicato stampa di Pinardi, il quale chiedeva Ambrosoli di discutere una serie di cose, mi pare che ci sia una risposta. No, magari, ma adesso bisogna anche vedere che le cose fanno in un'ora. No. Dopodiché, il confronto tra programmi è assolutamente disponibile. Su questo lo abbiamo sempre detto e lo riconfermiamo. Però voglio insistere su questo, non stiamo parlando di formule, di tattica. È una questione squisitamente di scelta politica di fondo. Uno deve, e il tema è il cittadino, la sua possibilità di poter scegliere tra un cambiamento possibile e lo status quo, il proseguo di un'esperienza ventennale che ci ha dato quello che ci ha dato. Questo è. Non, il tema davvero non è stare in superficie, ma andare al corpo a corpo con il cittadino per giocarsi fino in fondo questa battaglia. Dopodiché, sai, sui rapporti di forza c'è quel trend che fa la differenza, poi vediamo tutti quello che sta accadendo o no, in termini di disponibilità degli strumenti. Cioè, voglio dire, il signor Maroni è ovunque in TV, la Lega se ne fotte allegramente delle regole e piazza manifesti ovunque, girate la città di Milano per capire chi aspetta che le regole vengano definite e chi se ne frega allegramente. C'è anche una differenza nel fare la campagna elettorale. Grazie.